Amici, buongiorno, benvenuti. Officina 9000 giri con Luca. Dietro quel becco lì da anatra c'è Luca. Dietro là c'è Mirko. Sì, esatto. Che non è un bel vedere, per cui non inquadriamo. Però è... Diciamolo lì, dai. Va bene. Scherzo, Mirko. Allora, Luca, di cosa parliamo oggi? Di questa Mini? Allora, parliamo di una Mini e dopo parliamo di una Mustang il 2003 EcoBoost. Cominciamo con questa qua. Allora, diciamo subito che questa qui è una macchina, la particolarità di questa macchina è che è nuova di pacca. Dopo facciamo vedere a 800... 15 km? Ok, non arriva ai 1000, diciamo. Non arriva ai 1000, proprio uscita dal concessionario, girettino, ce l'ha portata. Allora, l'idea del, è una Cooper S, 192 cavalli di base, ovviamente essendo nuova, il cliente ci ha chiesto come primo intervento qualcosina per aumentare la coppia e la potenza, ovviamente non potevamo fare altro che iniziare a proporgli, per quanto riguarda la parte elettronica, il discorso della centralina esterna riprogrammabile e la Selecton Chip Box. Rispieghiamo, nel caso in cui, l'abbiamo già spiegata tante volte, il funzionamento. È un'interfaccia attraverso la quale noi possiamo caricare lo stesso file che caricheremmo sulla centralina originale, con il grosso vantaggio che in questo caso è staccabile, diciamo. Quindi adesso faccio vedere il funzionamento, qua è come montata, poi verrà sistemata nel suo alloggiamento definitivo. Comunque, in linea di principio, questo è quello che è il terminale della centralina. La centralina è questa C-Box, con la quale noi ci possiamo, aprendolo ovviamente, ci possiamo collegare con i nostri strumenti e caricare o modificare qualunque tipo di impostazione. Quindi esattamente come ci collegheremmo con la centralina principale, solo che in questo caso il cliente cosa fa? Prima di andare in assistenza sgancia la slitta, sfila la centralina, chiude il circuito con il tappo di chiusura che ha un senso obbligato, ok? Chiude, rimette dentro e la macchina ovviamente si mette questa in tasca e ovviamente la macchina ritorna a funzionare esattamente come era prima, non lascia segni in memoria, non lascia alcun tipo di segnale. Per cui, siccome soprattutto Mini in maniera particolare sono molto attenti a qualunque tipo di modifica elettronica che appunto fa decadere la garanzia, con questo sistema mettiamo il cliente in sicurezza in maniera tale che non ci siano problemi di sorta. Finita l'assistenza, processo inverso, quindi toglie il tappo, chiude e poi lo rimette nella sua sede che andremo poi a fissare. Quindi direi che è un sistema molto intelligente per evitare, per far evitare, perché non è tanto per noi ma quanto per il cliente, per far evitare perdite di garanzia che sono fondamentali soprattutto su macchine come queste che pur essendo perfette comunque qualche problema lo possono avere. In questo caso abbiamo programmato un'elettronica con un incremento di circa 30 cavalli e 45 Nm di coppia, volendo poi sulla base delle esigenze. Noi cerchiamo sempre di fare mappe non troppo spinte, questa è proprio una filosofia nostra, non vogliamo che il cliente abbia dei problemi, comunque su richiesta si possono anche modificare i dati e avere qualche cosa in più in termini di coppia e potenza. Unitamente a questo abbiamo fatto a livello di scarico unicamente una piccola modifica sul centrale, lasciando tutto originale, quindi è stato solo tolto un pezzettino, un rompifiamma del centrale, abbiamo aumentato leggermente il sound, per il resto la macchina per il momento rimane assolutamente così com'è. Poi, quando sarà il momento, la macchina sarà uscita dalla garanzia, il cliente sicuramente che è un appassionato di questo genere di macchine, vorrà sicuramente fare un ulteriore upgrade, allora lì gli proporremo magari uno step 2 che riguarderà probabilmente la turbina, sempre col solito sistema, anche in questo caso lo ricordo velocemente. Proponiamo due tipi di intervento sulla turbina base, quindi il primo intervento è la sostituzione delle giranti in Avional per quanto riguarda la girante di aspirazione e in Inconel di scarico, avendo molto meno inerzia la macchina guadagna in maniera molto importante e progressiva lo spunto iniziale, quindi cambia radicalmente, non cambiano i cavalli e l'elettronica si lascia esattamente così com'è. Lo step 2 si fa lo stesso lavoro, però si alesano i carter di scarico e i carter di aspirazione in maniera tale da avere una volumetria maggiore, si montano sempre in Inconel e in Avional le due giranti. In questo caso ovviamente bisogna poi rifare una mappa su banco in maniera adeguata per valorizzare il tipo di lavoro che facciamo. Questo è un po' il punto di arrivo. Perfetto, ok, ci spostiamo invece dentro dove sì. C'è un'americana che ci attende. Sì.
Eccoci qua, all'interno adesso dell'officina 9000 giri, Mustang, Luca. Questo è un 2.3 EcoBoost, che sono quelle che vengono vendute di più, perché comunque c'è il 2.3 e poi c'è il 5.000 benzina, 5.000 ne vendono pochi, verrebbe no? Strano, noi qui in Italia siamo così benevoli verso chi ha voglia di spendere nelle auto. No, infatti 5.000, no, bello che ne abbiamo visti un pochino, però sono proprio mosche rare, purtroppo belli, è un tipo di motore completamente diverso. Questo invece è un motore, secondo me, furbo, nel senso che è una cubatura piccola, perché è un 2013 cilindrata, con sulla carta ovviamente, perché parliamo sempre sulla carta, poi se uno fa una bancata magari le cose cambiano un pochino, comunque sulla carta 317 cavalli di partenza sta macchina, quindi non è proprio una cosa da buttare via. Quindi direi che è un'accoppiata peso-potenza e anche poi così tipologia di macchina, lo stile della macchina, secondo me è una macchina furba, come dicevo prima. Allora, anche in questo caso siamo intervenuti un po' tipo sul discorso della Mini. Beh, questa non è proprio nuovissima, però è sempre una macchina molto recente, quindi ancora in garanzia. In questo caso siamo intervenuti in maniera un pochino più radicale. Partiamo dallo scarico, che ecco, questo qui è lo scarico originale, si vede appunto un po' dall'usura. Quindi i due barilottoni finali con i due silenziatori e il centrale, quindi 1, 2 e 3, questi qua sono, diciamo, i tre silenziatori, tutto quello che viene erogato dal motore a livello di rumorosità, partendo dal concetto che una macchina turbo ha una compressione più bassa, quindi già fa meno rumore rispetto a un aspirato, figuriamoci con tre silenziatori di queste dimensioni. Quindi qui, adesso purtroppo non ho potuto farti sentire il sound a macchina, diciamo, originale, però ti assicuro che tu l'accendi non senti niente. Proprio assolutamente niente. Non mi ricordo che l'ho provata, tra l'altro con il cambio manuale, devo dire che è uno degli abbinamenti peggiori che abbia mai trovato su una macchina. Sì. Questa è automatico. Questa è automatica. Va molto bene. Questa è automatica. Col manuale mi ricordo che era una roba imbarazzante. Allora, diciamo che la modifica che abbiamo fatto è terminali posteriori, con chiaramente questi qua, diciamo, sono i terminali modificati, dove sono stati fatti due piccoli rompifiamma, perché più che silenziatore li chiamerei rompifiamma, è un impianto della Ragazzon ovviamente, quindi con i due rompifiamma a destra e sinistro, e la parte centrale, quindi praticamente noi abbiamo iniziato a sostituire da questa flangia qua, poi da qui in avanti l'anteriore ovviamente dove c'è il catalizzatore non l'abbiamo toccato, soprattutto in questa parte qui è stato completamente eliminato il silenziatore, quindi dopo vi faremo sentire il sound, diciamo se non viene fuori un rumore da 360 Modena, però comunque un sound si sente ed è comunque un sound sempre, diciamo, sportivo, appagante, ma non esagerato, perché il concetto è sempre quello, noi consigliamo ai clienti, va bene, troviamo un sound sportivo, non fate, consigliamo, poi dopo ognuno è libero di fare quel che vuole, non chiedeci di fare le cose esagerate, perché al minimo può essere anche piacevole, poi nell'utilizzo quotidiano da un certo numero di giri in avanti va in risonanza e ti dà fastidio. Dopo una settimana quindi, non ne puoi più. Dopo una settimana non ne puoi più e dopo devi spendere degli altri soldi per ritornare indietro. Allora, siccome un po' di esperienza l'abbiamo fatta, allora il giusto equilibrio più o meno su tutte le macchine è posteriore, diciamo con un silenziatore sportivo, ma comunque con un silenziatore, e eliminazione del centrale. Così si trova il giusto balance. Dal nostro punto di vista questo è il punto di arrivo. Tanto poi lo sai che ai clienti rompicoglioni, come è successo a me, che sono venuto e poi ho detto no, ti prego, fammela rumorosa, no, e dopo 15 giorni impazzivo. Cioè, non ma puoi più. Ci sta, se uno non è, magari si lascia prendere dall'entusiasmo, ci sta. L'importante, come dicevo, è seguire un po' i nostri consigli, nel senso, noi cerchiamo di dare dei consigli tante volte anche indipendentemente dal discorso economico, perché un pochino di esperienza in più, che vediamo tante macchine rispetto a un cliente che vede solo la sua macchina e magari si lascia trasportare da un concetto che poi da un punto di vista tecnico e pratico non va bene. Ok, quindi scarico questo. La tiriamo giù? Ah, sì, scusa. Sì, adesso la tiriamo giù e facciamo sì. No, poi su casomai la facciamo vedere. Discorso elettronico l'abbiamo gestito come la Mini. In questo caso abbiamo aggiunto, oltre al discorso della centralina Seleton, dove abbiamo guadagnato all'incirca 40 cavalli e 65 Nm di coppia, abbiamo aggiunto anche il sistema elettronico che si chiama Pedal Booster. Lo vediamo, dai. Sì, adesso la tiriamo giù e ve lo faccio vedere. We'll be right back.
Allora Luca, dai, che la stiamo vedendo in movimento mentre Mirko l'ha portata fuori, apprezziamo già. Vai Mirko, faccio uno sgasino. Grazie. Grazie Mirko. Devo dirti Luca che è più di quello che immaginassi, eh? Perché questa è una macchina che veramente non fa rumore. Sì, il peccato che non sono riuscito a farvela sentire prima, sennò veramente si capiva la differenza. Cioè, no, prima vero. Accendevi, riuscivi a vedere forse il lago del contagiri per capire come se la macchina era in moto. Adesso comunque un po' di corpo, poi tieni conto che adesso la macchina è fredda, quando si scalda un po' di contropressione. Già anche al minimo è piacevole. Un po' di contropressione lo fa, per cui diciamo qualche scoppiettino in più lo fa. Però è sempre comunque gradevole. Cioè, secondo dal mio punto di vista, poi ognuno è soggettiva la cosa, ma per me questo qua è il limite, nel senso oltre diventa fastidioso. Sì, può essere appagante i primi 10 minuti, dopo un po' però dici no ti scoppia la testa, bisogna trovare il giusto compromesso. Okay. Ci fai vedere anche il pedal booster e... sì mi spiace che la macchina è un po' sporca, però vabbè, quello non è colpa nostra. Allora eccoci. Allora, perfetto. Allora, discorso della centralina, esattamente come per la Mini, la centralina, il Seleton è qua. Adesso questo qua non faccio di nuovo il discorso di prima, tanto il funzionamento è lo stesso. La lasciamo in un posto visibile, perché anche nel caso in cui succedesse qualunque cosa, il consiglio che diamo ai nostri clienti è: togliete via la modifica, quantomeno elettronica, così evitiamo qualunque genere di problemi. Quindi in un posto sempre visibile e molto facilmente accessibile. Quindi come in questo caso si solleva, si sgancia il cursore e si sfila la centralina e si mette il tappo. Per quanto riguarda invece il pedal booster, ce l'abbiamo, se vuoi andare, forse lo vedi meglio di là. L'ho chiamato pedal box prima, ho fatto un sì, mix. Chiedo scusa, se mi è venuto in mente adesso, ma devo aver detto pedal box. No, pedal boost e pedal box, li puoi chiamare in tutti i sistemi. L'abbiamo posizionato in questo punto, come si può vedere è un po' buio, comunque diciamo che selezionando questo tasto cambia la selezione della reattività. Quindi ci sono 4 selezioni, da City a Plus. Andando da City verso Plus diventa sempre più reattivo. Diciamo che con il pedale acceleratore, quando tu chiami l'acceleratore, quando tu arrivi sul Plus, che è la reattività massima, lui praticamente taglia del 50% la reattività del pedale acceleratore, nel senso diventa il 50% più reattivo rispetto all'impostazione base. Poi volendo lo puoi anche comunque disattivare e lo puoi anche staccare. Diciamo che questo sistema è un bel complemento per quanto riguarda il discorso elettronico, che comunque anche con l'elettronica un minimo di differenza gliela metti, però qua è un po' come il dynamic delle Alfa Romeo, cioè hai 4 selezioni in maniera tale che il cliente, anche a seconda del momento, delle condizioni, di quant'altro, si trova il suo settaggio ottimale. Con la centralina tu gli puoi fare una modifica, ma hai un solo settaggio, quindi quello rimane. Qua diciamo diventa un pochino più ampio e il cliente se la gioca un pochino meglio. Diciamo che questo su una macchina turbo è un complemento in più. Ad esempio questo sistema lo proponiamo in alternativa, viceversa, su macchine dove veramente fare un'elettronica è minimale, nel senso una macchina turbo, non so, una macchina aspirata, che può essere un appunto o non so un Alfa Mito di qualunque genere, fare una centralina più di 4-5 cavalli non guadagni, allora conviene proporgli una cosa di questo genere, non guadagni cavalli ma è un piacere di guida, il cliente spende meno e ha un piacere di guida totalmente diverso, quindi certo. Tante volte non è detto che devi sempre proporre le cose più costose, ci sono anche delle cose meno costose però più centrate per il tipo di... Cioè forse a volte non serve l'incremento di prestazione ma serve l'incremento del piacere di guida. Assolutamente, un po' come i clienti che cambiano solamente il terminale perché sono appagati dal sound, poi da un punto di vista pratico a livello di cavalli cambia poco niente, non è quello lo scopo, capisci? Perfetto. Luca, grazie mille. Grazie, sempre a disposizione. Aperti, giusto? Aperti, operativi. Nonostante il lockdown, nonostante Milano zona rossa, siamo pienamente operativi perché appunto facciamo parte delle cosiddette categorie essenziali, quindi avvertiamo tutti i nostri clienti che siamo aperti quando hanno bisogno, via Le Piceno 3, siamo sempre qui.
Ok. Grazie mille, grazie Luca e grazie Mirko, che sento che sta rovistando di là in officina, sì, sta lavorando. Sta lavorando, no. Ciao ragazzi. Ciao, ciao.